Buongiorno a tutti, eccoci qua, col momento preferito della giornata, ovvero la colazione. Stamattina appunto sto facendo colazione con Fede perché Riccardo è al lavoro e vi saluta e abbiamo fatto latte col cioccolato, quindi con il Nesquik. Adesso stiamo finendo di utilizzare questo qua che abbiamo preso alla Lidl, mi pare. Un plum cake classico allo yogurt, e se abbiamo ancora fame, appunto, ci sono questi cereali della Selex che ho preso vicino a mia mamma da Mercato, che è andato appunto a sostituire la EO e quindi il marchio che aveva la EO prima, quindi Selex. E niente, ora ci facciamo colazione. Saranno una delle ultime mattinate in cui mi concederò una colazione un po' più calorica, appunto, per le feste, perché dopo il 6 gennaio, come vi dicevo, quindi l'8, ho intenzione di riprendere a mangiare bene, a fare i pancake, insomma, a tenermi molto di più. E niente, ora vado a fare colazione e poi mi sbrigherò con le solite faccende di casa. Allora, siamo a quota 21 minuti, anzi 22, di attesa. Io sono veramente inorridita. Inorridita da un servizio veramente pessimo. Scusate, sentivo se avevano risposto. Pessimo, sto cercando delle informazioni e dei chiarimenti in merito alla mensa scolastica di mio figlio e non mi risponde nessuno. Sono in attesa da 22 minuti. Vergognoso. Siamo alla seconda chiamata perché è la prima. Dopo 23 minuti al telefono, hanno avuto il coraggio di riagganciare. Io veramente ho un nervoso alle stelle, ragazze, veramente alle stelle. Non concepisco queste cose, mi dispiace, ma sono veramente arrabbiata perché comunque Sì. Mi invitano ad attendere per non perdere la priorità acquisita, poi mi agganciano in faccia. Molto bene. Eccoci qua. Scusate il maxi mega salto temporale, ma ho poi preparato il pranzo per Fede. Insomma, ho fatto un po' di cose anche a casa e nel tutto ho trovato anche una perdita d'acqua in cucina che mi è venuto un colpo. Pensavo si fosse rotta la lavatrice e invece no, quindi tutto risolto. È stata una mattinata intensa, tra l'arrabbiarmi per appunto la chiamata che avete visto, l'assistenza appunto per, dovevo chiamare per delle cose scolastiche di Fede, insomma non mi ha filata nessuno, molto bene, proverò nei prossimi giorni, proverò poi l'otto direttamente, comunque. A parte ciò, volevo chiacchierare un po' con voi mentre mi do una sistemata. Voi direte perché ti trucchi se tanto sei a casa in pigiama? Voglio fare, spero mi vedete lo stesso. Sì. Volevo fare
video per l'anno nuovo che non ho ancora fatto, relativo appunto al 2018, i miei propositi, le mie aspettative, insomma, chiacchierare un po' così con voi, parlando appunto del nuovo anno che è giunto con una velocità assurda. E quindi facendo questo nuovo video mi do una sistemata e così sono anche un pochino più presentabile, diciamo, per questo vlog, insomma, perché sembro un cadavere e direi che non è molto carino, quindi una sistematina non fa mai male. E chiacchierando tra noi, volevo parlarvi di una nuova serie che mi sta veramente, ma veramente prendendo tantissimo. Cioè, ieri, tra l'altro, non ero neanche tanto in forma perché ieri notte sono stata male e quindi non avevo proprio voglia. Cioè, meno male che c'era Riccardo a casa, non avevo proprio voglia di sentire nessuno. Mi sono isolata, veramente, il cellulare l'ho abbandonato e mi sono dedicata completamente ai miei amori, che ne approfitto, tra l'altro, quando li ho a casa con me. Diciamo che non ci sono per nessuno perché è veramente talmente raro che io, Riccardo e Federico siamo tutti e tre insieme, avendo tutti e due comunque un lavoro, è normale che sia così, quindi va benissimo, però quando capita, insomma, me li spupazzo, come dico sempre. E non sono stata tanto bene, sicuramente reduce da queste feste, quindi capite che vigilia a sera, Natale a pranzo, Santo Stefano a pranzo, 31 a cena. Dopo un po' il corpo ne risente, quindi ho avuto un po' di crampi, non ero molto in forma, insomma, un po' di indigestione, secondo me. E no, sto pensando intanto a come truccarmi, ma farò un trucco molto semplice, molto semplice. E niente, quindi non sono stata bene, come vi dicevo, e mi sono goduta i miei tesori, che erano tutti e due qui con me, ieri e l'uno, quindi uno e due siamo stati insieme. Oggi è il 3, appunto, è l'ultimo giorno di ferie che ho perché avevo il 2 e il 3, e domani si rientra a lavoro. E poi, appunto, tanto domani è già giovedì, che bello. Di giovedì, venerdì e poi sarò a casa per il weekend. E ci sarà appunto l'Epifania, quindi Fede magari, forse, chissà, troverà la sua calzetta. Insomma, magari quel giorno lì vi farò un vlog, così vediamo cosa porta la Befana quest'anno. Tanto carbone. Carbone per tutti. Tra l'altro ci siamo appassionati, anzi mi sono, in realtà anche Riccardo piace, però ho pensato questa qui di guardarla da sola perché non essendo spesso insieme, anche la sera lui a volte arriva tardi, durerebbe una vita questa serie. Quindi ho pensato di vedermela io da sola. Lui si sta guardando, mi pare che ha visto un pezzo di Narcos, anche se non lo fa proprio impazzire, più che altro si è stufato dei sottotitoli, mi pare, perché se non erro i sottotitoli. E io invece mi sono presa tantissimo di Orphan Black, veramente, veramente una bellissima serie. Non faccio spoiler perché magari voi la volete vedere o magari ora che ve l'ho detto andate a dare un'occhiata, quindi non dirò nulla, però veramente, veramente una bellissima serie, proprio di quelle che ti divoreresti una puntata dietro l'altra. Infatti io sfrutto ogni momento per continuarla, in bagno, mentre sono sull'autobus tornando da lavoro, cioè nel senso non l'ho ancora fatto perché l'ho scoperta in questi giorni di festa, però sicuramente andando a lavoro con l'autobus sicuramente sfrutterò anche quel momento lì, ne sono sicura perché è troppo bello. Proprio ti attira, è un po' come un libro quando ti prende, te lo mangi, cioè te lo leggi proprio così, tutto d'un fiato, ecco. Quindi veramente, veramente carino. Molto bene, mi sento già più umana. Vado a mettermi l'eyeliner e un po' di burro cacao perché le labbra un po' secche. In questi giorni qua a Torino ha fatto vento e nonostante non sia uscita più di tanto,
Noto che anche se non esco proprio mi si seccano le labbra, il vento a me proprio rovina dentro e fuori casa. Molto bene. Finisco di truccarmi e ci vediamo dopo perché pensavo di girare subito il video e poi far vedermi una puntata di Orphan Black insieme a voi, magari stuzzicando qualcosina da mangiare. Ho mangiato un po' poco a pranzo e quindi penso farò una merenda un po' più sostanziosa, vediamo un attimo. Quindi ci vediamo tra pochissimo. Questo è il fatidico Orphan Black che mi piace da morire. È veramente, veramente, veramente bello. Se avete Netflix, vi consiglio di guardarlo. Allora, mi sto per struccare. Diciamo che questo non è stato un vlog con molti contenuti, però so che vi piacciono molto anche i vlog chiacchierici, quindi diciamo che oggi va così, oggi è un vlog molto chiacchiericcio, non ho fatto nulla di che. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commentini se comunque vi piacciono questi vlog, anche no, quando non faccio nulla di particolare, quindi casalinghi o se preferite che piuttosto faccio altri tipi di video e vlog, diciamo, quando ho qualcosa da fare, ecco, quando c'è qualcosa da vedere di un po' più interessante. Allora, mi strucco. Tra l'altro, alcune di voi mi hanno consigliato di utilizzare una specie di detergente dell'Avène termale, comunque mi pare termale. Ce l'ho già, ve l'avevo anche già mostrato, solo che lo tengo nella, diciamo, postazione trucco che ho in camera da letto. E lo utilizzo solitamente prima di andare a dormire perché mi piace un sacco il profumo, quindi io mi strucco, diciamo, di qua in bagno quando mi lavo i denti, insomma, faccio tutto di qua e poi di là tengo tutte le creme, cremine, tutte le cosine da mettere prima di andare a letto, le ho, diciamo, in camera, quindi è per quello che l'altra volta non me l'avete vista comunque. Ce l'ho, dopo la metterò sicuramente. La metto sempre prima di andare a letto perché ha proprio un profumo molto, molto, molto rilassante. E quindi mi piace il suo odore, mi piace il profumo e mi rilassa tantissimo prima di andare a dormire. Quindi la metto di là. Cosa volevo dirvi? Domani, appunto, rientro al lavoro. Quindi farò solo 2 giorni perché io il sabato e la domenica non lavoro. Però non so, mi è sceso un attimino di malinconia, ma più che malinconia un po' di, boh, non lo so. Comunque non trovate sia sempre, cioè almeno per quanto mi riguarda, quando finiscono le feste di Natale tutti gli anni mi prende un pochettino di tristezza, un pochino così. Per carità c'è ancora la Befana, però c'è ancora il 6 gennaio, però poi si toglie l'albero. Questo weekend il 7 già smonterò l'albero. E quindi è sempre un pochino triste. So se anche voi vi rattristate un pochino quando finiscono le feste, quando si ritorna al lavoro. Bisogna un attimino riprendere il giro, riprendere la routine, diciamo. E niente, comunque tanto è così lo stesso, quindi insomma, inutile lamentarsi. Ok, mi sento meglio, anche perché mi ero truccata più che altro per fare appunto il video dei buoni propositi, per farvi gli auguri di buon anno. Volevo mettere una crema viso che ho, mi sa, appunto di là, come vi dicevo, quindi vado a metterla in camera da letto. Oggi questa bimba è particolarmente affettuosa. Già lo è di suo. Voglia di coccoline. È proprio tanto tanto coccolona. Io sto finendo di vedere ancora Orphan Black. In realtà ho fatto una pausa perché appunto ho cenato. Devo
la mia topina.